of my soul. Primopiano.net, oggi siamo qui dalla ditta Grazia Cristalli con l'amministratore della ditta che è Luca Grazia, a cui diamo il benvenuto. Buonasera Morselli. Grazie, grazie Luca per essere con noi. E volevamo fare due chiacchiere su alcune cose un po', diciamo, basilari in questo momento. Una ditta come la sua, e come ha fatto una ditta importante nel suo settore come la Grazia Cristalli appunto, in una regione che prevalentemente ha stampo metalmeccanico, ad avere tanto successo? Ma devo dire che fondamentalmente la mia azienda nasce nel 1960 in un piccolo laboratorio alla Sacca, esattamente in via delle Suore. È stata fondata da mio padre in un periodo dove, diciamo, era abbastanza facile, dopo la guerra, portare avanti un'azienda e chiaramente subito con un'impronta di nicchia. Mio padre ha voluto impostare l'azienda su un settore di mercato abbastanza di nicchia, importante, importato sulla moda, sui negozi, sull'arredamento. Dopodiché negli anni 70 ci siamo trasferiti qua al Ponte di Sant'Ambrogio, mio padre ha costruito questa azienda dove tuttora siamo qui da quasi 50 anni e ho portato avanti il discorso, sono entrato in azienda fra gli anni 80 e 90, esattamente nel 85, dopo essere stato a scuola, aver conseguito un diploma, avevo provato anche a fare un po' l'università ma poi mi sono stancato presto. E ho cercato di affiancare mio padre attraverso la sua esperienza e devo dire che lui è stato molto intelligente perché sono partito praticamente dalla gavetta, come si suol dire, facendo anche l'operaio e quindi conoscendo bene la materia e da lì poi sono arrivato a gestire l'azienda a metà degli anni 90, quindi 95-96, fino a tuttora nel 2020, in compagnia di mio fratello, mio padre ormai in pensione da circa 10 anni, 15 anni. Scusi Luca, è una ditta a carattere prevalentemente familiare? Sì, sì, è sempre stata a carattere prevalentemente familiare, i soci sono io e mio fratello in questo momento, prima c'era mio padre e adesso siamo rimasti io e mio fratello. Mio padre è in pensione, abita sopra l'azienda e praticamente ci ha dato l'azienda esattamente 10-15 anni fa, quindi anche se noi lavoravamo già, però era ancora intestata a lui come gli immobili e noi abbiamo conseguito praticamente la sua esperienza e portata avanti e soprattutto io faccio tutta la parte commerciale e finanziaria, mio fratello si occupa di produzione e di acquisti. Da questa sua risposta già arrivavo a un'altra domanda che era appunto, si è già data una risposta, però gliela faccio lo stesso, che era appunto qual è, se possiamo spiegare ai nostri ascoltatori, la differenza che ci può essere da un mestiere come il suo a quello di un semplice vetraio. Diciamo che il fatto qualitativo ha una certa importanza in questo caso. Ma vede Morselli, il discorso del vetro, del cristallo, come si vuol chiamare, è improntato per il 90% sull'edilizia. Quindi quando si usa la parola vetro, lo si usa in gergo, se vuole, un attimino industrializzato per quello che riguarda le vetrate da finestra, quello che riguarda le vetrate dei palazzi, quindi uno associa il vetro sostanzialmente all'edilizia. In realtà noi abbiamo sempre sposato una teoria molto diversa, che era quella di associare il vetro o il cristallo come materia molto più importante e impreziosirla con, qui ci sono vari esempi come questo tavolo, come ci sono
noi lavoriamo molto nel settore museale, lavoriamo molto nel settore moda, lavoriamo molto nel settore alberghi e quindi la nostra azienda ha avuto sempre un'impronta dedicata molto più al servizio e alla qualità che alla quantità. Certo, esatto. E quindi ci rapportiamo con architetti, con clienti che sono soprattutto fuori da Modena, soprattutto Italia, estero, e quindi questo settore ha dato i suoi risultati proprio per questo motivo, perché fare lavori di serie o di semiserie, il prezzo ha una componente determinante e noi abbiamo sempre cercato che il prezzo fosse una componente sì importante ma non determinante, quindi qualità servizio e era quello che noi abbiamo sempre puntato. Avete quindi una clientela, da quello che ho capito, non dico esclusivamente estera, ma molto improntata sull'estero. Sì, direttamente o indirettamente lavoriamo con clienti esteri, con anche clienti italiani, che però ci danno la possibilità di lavorare con del materiale qualitativamente diverso rispetto a un prodotto di base che è il vetro, che ha delle caratteristiche bene o male che rapportate unicamente al prezzo. Quali tecnologie, Luca, utilizzate per il vostro settore? Ma qui ripeto, ribadisco, le tecnologie nel vetro, insomma, chiaramente rispetto agli anni 60, quando è partito mio padre, sono molto molto cambiate, soprattutto sono innovate con macchina a controllo numerico nelle lavorazioni, ma la figura dell'uomo è sempre determinante, perché a noi ci richiedono anche spesso il montaggio, quindi l'assistenza alla posa in opera, la misurazione del prodotto, l'assistenza in cantiere, la visione dei progetti con i vari architetti, e quindi questo fa sì che il rapporto umano è ancora determinante. Poi è chiaro che le lavorazioni che vengono fatte sul cristallo non sono più quelle degli anni 60, su questo certamente, e quindi ha sicuramente importanza l'impronta che noi diamo con le lavorazioni a controllo numerico, come ho ribadito prima, l'assistenza a lavorazione con tagli di lastre, addirittura adesso si lavorano lastre di 6 metri per 3,21, quindi bisogna avere tutte le attrezzature idonee per poter lavorare questo tipo di lastre, quindi ventose, macchine, tavoli di taglio automatici, e di conseguenza un lavoro un po' diverso da quello che chiaramente era negli anni 60. Questo ovviamente si è evoluto. Esatto. Coronavirus. Il vostro settore ha risentito più, meno o esattamente come gli altri di questa epidemia che ha bloccato, diciamo, tutto il mondo? Ma questa è una domanda che secondo me bisognerà farla a settembre, nel senso che gli anticipo che io sto lavorando su commesse acquisite precedentemente, quindi in questo momento non ho risentito della crisi. Chiaramente mi sono fermato per 2 mesi, quindi per riprendere la macchina, un mese e mezzo, insomma, diciamo, per riprendere la macchina e farla rifunzionare ho avuto bisogno di tempo. Adesso la macchina sta funzionando abbastanza bene, però le prospettive e le valutazioni le faremo a settembre, quando torneremo, se ci saranno le vacanze, e si potranno fare, e si potrà avere un quadro più preciso della situazione, perché allo stato attuale sto lavorando su commesse già avute in precedenza, si sono fermati i cantieri, adesso hanno ripreso. Queste commesse quindi non vi sono state cancellate? No. Avete comunque potuto continuare? No, erano stati sbloccati i cantieri, adesso si sono risbloccati, quindi io posso chiaramente ritornare su dove prima avevo già acquisito queste commesse. È chiaro che queste valutazioni, come le ripeto, andranno fatte a settembre, e forse io non ho la sfera di cristallo per capire che cosa succederà a settembre, però
dai sentori che vedo, soprattutto anche in altri settori, non è che ci sia tutta questa, cioè l'acquisizione di nuove commesse in questo momento, se devo dire la verità, non è che ci sia fuori la gente pronta a fare degli ordinativi di un certo tipo, quindi sono qua che vedremo e capiremo cosa succederà fra 2-3 mesetti. Diciamo che stiamo viaggiando in un territorio ignoto ancora. Sì, è un mercato che, a parte qualche richiesta, però io fino a luglio-agosto lavoro ne ho, poi capire cosa succederà a settembre è tutto un punto interrogativo. La vostra ditta come si è organizzata per il distanziamento sociale? Ma noi seguiamo tutte quelle normative che ci sono state imposte e richieste dallo Stato, dal Governo, quindi anche se i nostri, come ha potuto guardare, vedere in produzione, ci sono macchine abbastanza distanti, cioè la movimentazione è fatta sempre con mascherine, guanti, a distanza di sicurezza, ho fatto la sanificazione prima e dopo la partenza dell'azienda, periodicamente la farò successivamente anche una volta al mese, penso, anche se non uso prodotti particolari che possono inquinare l'aria, e quindi farò anche, abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare per partire in assoluta, diciamo, in assoluta tranquillità, e quindi non creare problemi, anche perché so che da miei colleghi che i controlli ci sono, quindi è inutile prendere delle multe se non ti sei organizzato prima. Certamente, giusto così. Volevo fare con Luca Grazi un piccolo memory. Sì. Visto che non tutti lo sanno, o meglio non tutti se lo ricordano, ma Luca Grazi è stato vicepresidente del Modena Calcio Femminile quando il Modena Calcio Femminile ha regalato alla città di Modena due scudetti consecutivi. In squadra c'era, se non sbaglio, la Carolina Morace, il giocatore più famoso d'Italia. Non solo Carolina Morace. Cioè, praticamente era una squadra che, secondo me, era la nazionale italiana, perché il buon Maramotti, Massimo, mio amico, praticamente aveva fatto una squadra stellare. Infatti certe partite si vincevano 11-12-0, mi ricordo, delle partite insomma che non avevano senso. Calcio femminile, adesso non ricordo gli anni, ma mi sembra a metà degli anni 90, sì, sì, vinti, esatto, questi, esatto, campionati. E con Massimo Maramotti abbiamo intrapreso questo percorso che è durato, mi sembra, 2 o 3 anni. Due o tre anni, ma è stato un percorso anche forse non capito tanto dalla città di Modena, perché il pubblico era veramente scarso, c'erano pochissimi spettatori, secondo me in tribuna si contavano 100-200 spettatori. Vincemmo due campionati con una squadra stellare, la Morace, che secondo me era un'altra categoria, un'altra, dove giocava da sola e praticamente a volte faceva anche 4-5 gol a partita con squadre, insomma, materasso. E mi ricordo che fu una bella esperienza, perché Massimo vuole fare questa squadra per vincere il campionato e prese praticamente tutte le giocatrici più importanti che circolavano in quel momento. Mi ricordo c'era addirittura la Bertolini, che fece, adesso fa l'attuale commissario tecnico della nazionale italiana. C'era la Tess, c'era la Bavagnoli, che fa, credo, l'allenatrice adesso a Roma, l'allenatore, comunque, la Bavagnoli, la Morace, la Tess, in porta l'Antonini, cioè tutte giocatrici di altissimo livello che potevano fare tranquillamente. Soprattutto il calcio femminile non era così seguito come magari lo è stato adesso, quindi adesso ha avuto un boom grazie anche alla televisione. Esatto, quindi fu una bellissima esperienza da cui ho dei bellissimi ricordi, però non lasciò il segno a Modena
come avrebbe magari voluto il presidente Massimo Maramotti, anche perché, non lo nascondiamo, in quel periodo i costi erano veramente sostenuti, cioè una Morace, mi ricordo, solo lei prendeva 100 milioni di ingaggio all'anno, quindi immagina proporzionalmente tutte le Con altre pochissima entrata. con pochissime entrate, c'erano pochissimi sponsor, quindi si accollava tutto il presidente, io lo aiutavo un po', però costi esageratissimi per un campionato che non aveva senso. Un campionato quasi, non voglio dire dilettanti, ma. Esatto, e con trasferte anche, io mi ricordo, siamo andati a Sassari, siamo andati, mi sembra il campionato lo vincemmo al Lago di Garda, lo festeggiamo a Salò, mi sembra, adesso, o Riva del Garda, adesso non mi ricordo esattamente, però costi elevatissimi, entrate irrisorie. Bassissime. Luca Grassi, che oltre che essere stato vicepresidente del Modena Calcio Femminile, è in questo caso invece tuttora un grandissimo tifoso del Modena Calcio Maschile, e a cui a questo punto chiediamo un parere, ovviamente glielo dobbiamo chiedere, su come vede la situazione del Modena, lasciando perdere il coronavirus, che è un altro discorso, per il prossimo futuro. Allora, faccio una piccola parentesi. Io, come lei, sono e penso di essere uno dei tantissimi tifosi che girano intorno al Modena. E la prima partita l'ho vista nel 1972, avevo 11 anni Siamo lì. e quindi mi ricordo benissimo che mi portò mio zio perché né mio padre né la mia famiglia erano appassionati di calcio. Io andai a vedere questa partita assieme a mio zio in gradinata. Tra l'altro, un campionato credo che retrocedemmo perché Modena-Como perdemmo 1-0 in casa. E da lì ho cominciato il mio percorso e penso di averne perse pochissime di partite. Quindi ho una passione viscerale per il Modena. Spesso sono andato anche in trasferta, ho visto tante partite in trasferta, in casa ne ho viste quasi tutte, direi. Se non ero ammalato, penso di aver mancato pochissime volte. Sulla situazione attuale, se posso esprimere un parere, innanzitutto vedo un grande presidente che ha una passione forse come noi, e ci mette anche del suo dal punto di vista economico, Tanti quindi soldi. è una garanzia sotto questo aspetto. Purtroppo l'età non lo aiuta. Penso e credo che con questo presidente potremmo divertirci, soprattutto perché ha passione e soprattutto economicamente sta molto bene. Quindi se uniamo tutte e due le cose, può essere, secondo me, un binomio che ci porterà molto in alto. Poi, come tutte le cose, ci vuole anche della fortuna, ci vuole dell'abilità e soprattutto si deve avvalere di professionisti che lo aiutano a spendere i soldi in un certo modo, perché non è sempre detto che anche se metti molti denari puoi vincere un campionato, soprattutto come quello in Serie C, dove vince una sola e i playoff sono una lotteria. Esattamente, quindi cerchiamo di avere ottimismo da questo punto di vista e vediamo rosa anche per il futuro del Modena, e cerchiamo di averlo anche in generale dopo questa epidemia che ha tramortito tutto il mondo. Ma io me lo auguro, anche perché magari se riusciamo a fare questi playoff, non so se la società li vorrà fare o sarà in grado di farli, questo aspettiamo le notizie, penso che l'8 giugno L'8 giugno. si deciderà le sorti del campionato di Serie C, però ritengo che al di là di quest'anno, che ormai l'abbiamo dato perso, il prossimo anno il Presidente, e lei me l'ha confermato perché ha intervistato Cesati, sicuramente faremo un campionato di vertice. Poi, come ha detto prima, non si sa se vinceremo o... Ripeto, i soldi sono importanti, ma non sono determinanti. Bisogna saperli spendere Ci vuole bene. competenza, perché magari spendi male e non ottieni risultati.
esempio, quest'anno, se vogliamo fare un esempio che calza a pennello, è Triestina. L'anno scorso ha sfiorato la promozione, ha perso lo spareggio, quest'anno l'ha rinforzata dietro di noi. Quindi non è detto che spendendo i soldi si possono avere dei risultati, quindi vanno spesi bene, soprattutto con persone competenti. Grazie Luca per essere stato con noi qui con primopiano.net. Concludiamo con questa intervista facendo un bel augurio ai nostri amati canarini. Allora, mi auguro che quest'anno sia l'anno giusto per tornare ai massimi livelli e riportare il Modena alle categorie che merita. L'augurio lo faccio al Presidente, ai tifosi e a tutti quelli che hanno a cuore questo Modena, questa passione per questa città, per questa società che ha dato tanto e che speriamo nel tempo di rivedere come magari abbiamo visto solo una volta sola, l'anno 2001-2002, ritornare questa squadra in Serie A. Grazie Luca. Grazie a voi. Love of my soul.